Ciao ragazzi, ben ritrovati da Underlink e benvenuti su Voodle Tree Adventure. Premessa, non l'ho mai giocato e credo sia anche normale. E non è questo il problema è che l'ho scaricato più di un anno fa ormai e non l'ho mai neanche acceso una volta per provarlo. Quindi, costava 5 euro, platform, italiano, ho detto ehi. Diamogli una piccola chance, comunque sia, un gioco di Fabio Ferrara, eh? Bene, 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 tra l'altro il controller si era spento per qualche strana ragione, e noi siamo questo ceppetto di legno che si chiama... Voodle? No. Ma è inglese? Ah, si parlano... Ok, ho capito, però non ho letto... Allora, per farlo, forse salvare, devi collezionare le lacrime di fata... puoi prenderne quante ne vuoi e sarai capace di scoprire nuovi mondi. Ecco, te ne mostro una. Quindi devo prendere queste lacrime di fata. Le Fairy's Tears. Ok. Ah, devo... Oh! Ah! Quindi con B salto, non c'è il doppio salto. Anzi, in base a quanto tieni premuto a lungo B, lui fa un salto più alto o più basso. Ah, con X è il salto basso proprio, con A mi sa che si interagisce. Per correre, ecco il tasto o A. No, con A non proprio, con A zero proprio. Ah, ora capisco perché. Ok, ma sì, però quanti mondi? E non si può neanche ruotare la telecamera, va bene. La prospettiva... No, non ci siamo con la prospettiva. Questa è la casa che ho costruito per te. E potrei andarci in giro per il mondo. Dentro troverai anche oggetti per la tua preziosissima quest. Ma questa... Ah, quella era una coccinella, pensavo fosse un fungo. Ma un palloncino? Ah, posso collezionarci le bacche. Vai sopra e troverai la foglia magica. Come difesa! Ah, ma no, non sto toccando le scale, però... vabbè, lasciamo perdere. Come difesa, come attacco forse, intendi? E posso dare una fogliata? Premendo A. E questo è primo livello? Ok. Ah, ok, nice. Perfetto. Ma tipo per entrare qui non posso. Ok, non c'è problema. Sì, già skippo metà del livello. Bravissimo, Underlink, così si fa. Attenzione, qui ci sono oggetti. Porta via la corrente? No, non c'è fisica degli oggetti. Ah, ma ho ucciso quel povero... Ma poverino. Quello stava lì a farsi i fatti suoi. Io l'ho ucciso. Va bene. Non mi dispiace, non intendevo farlo ucciderlo, ma ok. Vabbè, lo stile è molto Super Mario, perché non... Il primo livello di Super Mario 3D Land, intendo. È uguale spiccicato. E quella è la lacrima di fata. E l'ho collezionata, ok. Sì, lo so che non dovrei paragonarlo ad altri giochi perché questo ha uno stile tutto suo, è diverso. Ok, va bene, non lo para... Il livello sembra abbastanza lungo, però ragazzi la prospettiva è tremenda. Ma come... Ha preso velocità all'ultimo? Mamma mia, che brutto. Vabbè ragazzi, per 5 euro non potevo neanche chiedere di troppo, ma... Un minimo. Eh sì, vabbè. Cioè, per essere un platform... Ragazzi, è bene, primo livello, dai. È primo livello, ok? Cioè, quindi devo per forza raccoglierne tante altre? Ah, ma si apre un altro mondo. Però si è aperto un altro mondo, ragazzi. Va bene, va bene. Penso che questo tipo si apra per forza. Ma... Ok, mi sembrava che ci fosse tipo la fisica del vento in qualche maniera. Ah, ecco qui sotto. Ciao. Ok, non abbiamo neanche il contatore di quante vite... Quante muore? Mamma mia. Ah, c'è la fisica del vento. Ma c'è solo quella. Perché il resto non c'è, dell'acqua non c'è tipo... Ah, ecco, ah. Ah, questo è il massimo. Cioè, tu devi saltare. Ho provato a premere.
Cioè, pe devo per forza trovare tutte e tre le gocce d'acqua. Io prima la strada non l'ho fatta una. Quindi devo tornare indietro. Cioè, il gioco ti dice, ok, puoi arrivare alla fine. Però devi arrivarci con tutte e tre. Con tutte e tre le lacrime di fata. Scusami, Per ora mi sta convincendo poco poco. Non averlo mai aperto forse era un presagio al fatto di che non dovessi mai effettivamente toccarlo. Va bene. Ragazzi, no, non sono grande fan. Ma no! E poi sentite bene, no? C'è il rumore del vento. C'è l'audio! Mamma mia! Mamma mia! Bello, bello, bello! Ora mi sta piacendo davvero. Attenzione! Questo livello! E ora mi inizia a interessare davvero. Abbiamo un nuovo attacco! Non vedo l'ora di ucciderci tutti! Attenzione! Ah! Perché si muove? Scivola! Scivola! Perché scivoli? Che sei Michael Jackson che devi scivolare? Poi si incastra. Si è piantato! Si è piantato! Hanno fatto un beta testing? Ah, ho recuperato tutte quante e tre le gocce, bene. Però, ragazzi. Sì! Wow! Però. Povere api. Io sono uno sterminatore proprio. Non merito di stare qui, ragazzi. Non è il mio luogo. Oh mio Dio! L'ape di tutte le api! Muore con un colpo anche lei. Adesso che abbiamo raccolto 400 bacche, possiamo provare questo. Ah, questo è fu tipo fuoco, lascia lo ha una gittata, ha una durata più lunga. Per questo qui ce ne vogliono 600. Ah, qui c'è un mondo diverso, mondo acquatico. Spero sia neve e non acqua. È nel mondo spiaggioso. Va bene, dai, facciamolo. 3, 2, 1, go! Ho raccolto. Ah, tutte le. No, già finito? Grazie a te tutto il mondo può ora beneficiare dell'acqua che hai collezionato. Posso finalmente dormire in pace. Grazie per aver giocato. Ah, game design di Fabio Ferrara. Animazioni Fabio Ferrara. Fabio Ferrari e Giulia Arioldi. Ah, Giulio ho detto, cavolo. Switch Edition Paolo Cattaneo. Lucrezia Fratto e Giorgio Pomettini ringraziano. Ragazzi, 5 persone ci hanno lavorato. Ora capisco, 5 persone. Perfetto, va bene allora, va bene. Ma tipo, dato che ho completato il gioco, una specie di mondo iper segreto. Niente? Come saliva le scale? Guardalo, guardalo! Grande! Fammi vedere. Yeah! ho rotto il gioco. Va bene, ragazzi. Allora, ovviamente il target non sono io. Il target è per ragazzini, insomma, bambini più piccoli. Cosa mi permette di fare questa fascia?
bene, direi che possiamo anche concluderla qui. Ragazzi, spero che questo video mi abbia lasciato emozioni positive, perché piacere, dire che il video vi è piaciuto è una parola un po' forte, perché il gioco è un po' quello che è, però per essere sviluppato da 5 persone ci sta per essere sviluppato da un gruppetto proprio piccolo piccolo. Come sempre, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate ovviamente il link per Instagram. Lo shoutout ad Ale YouTube Start Gaming, che finché avrà l'abbonamento a livello star, io continuerò a fare lo shoutout, perché quella è la ricompensa del livello star a 4,99 € per l'abbonamento. Però potete abbonarvi anche a 99 centesimi, eh? E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! Ma sì, insomma, dai, è carino come gioco, su.